Obiettivo raggiunto per Cambia Marcia, l'iniziativa intrapresa dal padulese Marco Vegliante, partito in sella alla sua bicicletta di nome Vittoria da Milano lo scorso 11 luglio per raggiungere la Certosa di San Lorenzo dopo aver superato 6 regioni e pedalato per oltre 1500 chilometri. Sabato scorso Marco è rientrato nel suo paese d'origine, atteso da familiari, amici e da quanti lo hanno sostenuto durante il viaggio, nato con lo scopo di promuovere la ricerca sul cancro e la prevenzione, ma anche di veicolare un messaggio di speranza dedicato a tutte le persone che stanno lottando contro questo male. Obiettivo raggiunto in quanto sono stati raccolti oltre 13.000 euro su un totale di 10.000 previsto, che andranno a sostenere le iniziative e la ricerca dell'AIRC. Nel corso dell'incontro svoltosi in Certosa, Marco ha ribadito l'importanza del messaggio che il viaggio intendeva veicolare, ricordando lo slogan «Non fermarti davanti alla salita, cambia marcia e continua a pedalare». È stato un viaggio sicuramente lungo, però molto intenso, piacevole. Alla fine ho attraversato l'Italia, quindi ho visto dei posti bellissimi, ho incontrato persone molto disponibili, solidali, che mi hanno, oltre accompagnato nel viaggio, anche accompagnato in quello che era il mio scopo, quindi divulgare il messaggio, contribuire alla raccolta fondi. E alla fine la cosa bella è stata quella di trovare solidarietà ovunque sia stato, ed è sicuramente una ennesima nuova bella scoperta. L'importanza del messaggio è quella, come dicevo, di non mollare mai, di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, che può essere qualunque. Per me è stata il tumore, ma non c'è solo questo. Qualunque tipo di difficoltà va affrontata con uno spirito positivo, pensando che si può superare, non facendosi abbattere. E cambia marcia alla fine è semplicemente un'impostazione mentale, perché se la ricerca è sicuramente importante per guarire, ma quello che noi possiamo fare, oltre ad affidarci appunto agli esperti, agli scienziati, ai ricercatori, è restare positivi, non lasciarsi abbattere. Questo è quello che noi come singoli possiamo fare. Il cancro ti toglie insomma tutto, e lo spirito non dobbiamo farcelo togliere, dobbiamo tenercelo stretto. E quindi poter dare la mia testimonianza per aiutare magari gli altri è quello che un po' mi ha mosso poi a voler raccontare quella che è stata la mia storia. Poi insomma deciderla di farla in bicicletta, perché penso che la bici rappresenti la metafora perfetta della fatica, dello sforzo fisico e mentale, e di affrontare la salita, ma poi quando si arriva in cima è bellissimo.